Carnevale di Villa di Terno, 39esima edizione, anno 2024, quattro carri allegorici con quattro tematiche attualissime. Siamo al Corso Umberto I e mi trovo con Mario, benvenuto. Ciao, buonasera. Allora, noi parliamo, ma il tuo rione si chiama? Via Roma Pagliarelle. Qual è il mood, la rappresentazione, la tematica di questo carro? Allora, noi rappresentiamo le baby gang e la microcriminalità tramite la fiaba di Pinocchio, però tralasciando Pinocchio e quindi prendendo solo il paese dei balocchi e quindi praticamente lo scolaro che fugge dalla scuola, che non è più, le istituzioni non fanno sempre il loro dovere e si ritrova condizionato dalla mentalità criminale che è Mangiafuoco, che in uno dei racconti è il proprietario del paese dei balocchi e quindi rappresenta proprio la mentalità criminale che li condiziona e poi li va a trasformare in asini, cioè che non si rendono conto di essere tali e quindi c'è, e infatti il tema si chiama Dove tutto è concesso. Quindi non si rendono conto delle loro azioni, di quello che fanno, della mancanza di rispetto verso il prossimo, verso i loro coetanei, dando un messaggio importante che anche gli adulti devono fare la loro parte ed essere più presenti, tra cui Stato, istituzioni, stesse le famiglie, creare un clima di onestà e sicurezza per questi ragazzi e non mandarli allo sbando. Si passa al secondo rione, parliamo con Carmela che è vicepresidente. Qual è il rione in questione? È Castello Ferrovia. E noi abbiamo scelto, attraverso l'allegoria della favola di Aladdin, di parlare delle diseguaglianze, in particolare la diseguaglianza di opportunità data ai poveri e la diseguaglianza di genere, soprattutto per il periodo storico che viviamo. Diciamo, attraverso l'allegoria si riesce anche a far capire problemi molto seri, no? Noi pensiamo fortemente che lo spettacolo, la recitazione, l'arte in generale possono offrire molti spunti di divertimento ma anche di riflessione. Una preparazione accurata nei minimi dettagli, perché i figuranti, le idee, fate tutto voi, cioè non lasciate nulla al caso, veramente complimenti. Assolutamente, tutto realizzato da loro in maniera gratuita, sono laboratori da circa 6 mesi per la realizzazione di carri, costumi, coreografie, scenografie e anche tutti i dettagli degli oggetti accessori sono tutti realizzati anche con materiale riciclato. Rione, che si chiama? Corso Umberto Via Baracca. Complimenti, perché è un carnevale bellissimo, tanto sacrificio, tanto lavoro, dura un anno per la preparazione del carnevale successivo, ma il mood del carro, del rione, qual è? La tematica di quest'anno sono le devianze adolescenziali, in chiave allegorica abbiamo utilizzato la storia di Hansel e Gretel, quindi facciamo riferimento a questi giovani che comunque vengono abbandonati dai genitori. Questo abbandono può essere sia fisico che psichico, da famiglie che comunque non trasmettono valore ai loro figli, che poi nel corso del tempo, durante l'adolescenza, possono perdersi e prendere vie sbagliate. La cosa positiva del carnevale è proprio mettere in scena quelle che sono tematiche importanti e renderle comunque possibili a vedere agli occhi di tutti. Viva il carnevale, perché comunque oltre ad essere una festa popolare, oltre a essere insieme a tanti cari, tanti figuranti, anche
bello avere questa sinergia e questa affluenza di famiglia, no? Sì, sì, sì. È una delle cose più importanti che abbiamo nel nostro paese. Siamo tutti volontari e comunque riusciamo con il carnevale a unirci. Un altro carro, un altro rione che si chiama? Il rione Centro Storico Gallinelle, vincitori dello scorso anno, che portiamo in strada quest'anno la tematica della cyberviolenza di genere con il titolo Don't Touch Me. Non toccarmi. Lo raccontiamo con l'allegoria della fiaba La Bella e la Bestia. L'allegoria a volte anche con i costumi, con il divertimento, presenta dei problemi seri. Sì, molto importante la violenza di genere quest'anno, trattata attraverso l'utilizzo dei social. Vediamo una donna in difficoltà, una donna che è invasa da questo strumento dei social e che ha trasformato l'uomo in una bestia, e vediamo la sua difficoltà, ma l'uomo in questo spettacolo si rende conto di ciò che è diventato e quindi cerca di riflettere, cerca di dare amore alla donna e di far rinascere una nuova vita nelle donne. E speriamo che questa nuova vita rinasca per sempre. Sì, speriamo, speriamo veramente. Viva il carnevale di Villa Literno! Viva il carnevale di Villa Literno e viva il rione Centro Storico Gallinelle! Importante anche il main sponsor, Laima Costruzioni, nella persona di Mario. Benvenuto su Weekend Dance. Buonasera. Quanto sei emozionato nel far parte di un carnevale importante della tua città? Tanto, sono stato uno dei tanti ragazzi che partecipava al carnevale e vedo tanta adrenalina tuttora, emozione come la vivevo io tanti anni fa, fino a 4-5 anni fa che l'ho fatto. Quindi diciamo tu eri un figurante del carnevale, adesso sei uno sponsor. Esatto, e questo mi fa tanto onore e spero di riuscire a dare sempre il mio contributo. Mentre la tua azienda, chiaramente, che è Laima Costruzioni, di cosa si occupa in generale? Si occupa di edilizia a 360 gradi, dal civile all'industriale al pubblico. Quindi per ulteriori informazioni andiamo sulle pagine social, no? Sì, su Instagram, Facebook e abbiamo anche un sito web. L'azienda si trova? Città di Castello, Perugia. E allora, buon lavoro, viva il carnevale, l'anno prossimo ancora qui per la 40ª edizione, no? Sicuramente. Orlando Zaccariello è il presidente, è un po' la mente che pensa, la fantasia, ma soprattutto una grande squadra, una grande preparazione che dura un anno. Esatto, è proprio questo il segreto del Carnevale di Villa Literno, la compattezza di un intero paese. Innanzitutto voglio ringraziare tutti i miei collaboratori, quindi i membri del direttivo, l'intera associazione e tutti i volontari che ogni anno si prodigano in maniera eccezionale per far sì che questa manifestazione cresca sempre di più. Chiaramente i figuranti e tutti i costumi, si lavora un anno per avere un risultato veramente straordinario, 4 rioni. 4 mood importanti, 4 tematiche e poi tanta gente che viene all'appuntamento. Esattamente, sì. Il carnevale è appunto anche un momento di aggregazione, un momento dove la cultura è il fulcro centrale del nostro paese, quindi permette per diversi mesi dell'anno di stare insieme, viversi e di creare veramente degli spettacoli straordinari. Un ringraziamento poi particolare lo voglio rivolgere anche al Comune di Villa Literno, alla Regione e agli sponsor che ogni anno si sostengono. Chiaramente, Presidente, l'anno prossimo, 2025, è un anniversario importante, 40 anni per il Carnevale Villa Literno, quindi già siamo pronti per la preparazione per l'anno prossimo. Sì, adesso ci mancano queste altre 3 giornate, poi ovviamente tutte le nostre energie saranno orientate alla realizzazione del 40esimo Carnevale di Villa Literno.